a tutti ragazzi e bentornati su una super build, signori. Lo aspettavate, qualche mese aspetta, fa. Aspetta, aspetta. Allora, ci è voluto un po' di tempo, un corriere che ha perso il nostro pacco e una 2080 dopo recensita per un'ora, però ce l'abbiamo fatta. 2080, un'ora non l'abbiamo recensita. 3080, 3080. Ho già cannato tutto a inizio video. Oggi quello che vogliamo fare è, dopo aver realizzato un video in cui alla fine del video diciamo niente configurazioni, niente build per un po' di tempo fino a che non esce tutto, fare una build. Ragazzi, questa build l'aspettavamo da tanto, aspettavamo il re sotto la montagna dei Miniti X, qualcuno che dominasse i Miniti X e diciamo quel qualcuno speriamo possa essere costui. Ce l'avete chiesto? Cioè veramente io... È uno dei case più desiderati di sempre, insieme al nuovo Cooler Master NPNHNC200, quel che è. E giustamente facciamo come al solito, ci montiamo dentro una roba interessante. Direi che si incazza allora se il grafico. Mi incazzo, sì. Jensen, digli qualcosa. Boom, apriamo! Giusto, raga. Di solito li monto io i Miniti, quindi oggi lo monta tutto Davide. Allora, Già. Sono voluto entrare in questa serie che non mi appartiene, perché come sapete ho opinioni un po' destra e un po' sinistra sui Miniti X. Lui è lo special modello. Guest. Però sono lo special guest su 50% del mio canale, fantastico. Esatto. Però su questo Miniti X sinceramente voglio fare un'eccezione, perché sono curioso anch'io di vedere com'è. Voi avete messo talmente tanto hype, cioè talmente tanto hype che avete incuriosito pure lui che li odia. Non è vero che li odio. Io li odio i Miniti X, lo? Io li odio! Figa! È che io li amo diversamente. Io quando penso a un PC penso a un'altra cosa. Allora, ovviamente questo pesa, perché come sapete non c'è solo il case nell'H1. Ah, è vero. È una cosa che è strana, perché rispetto ai normali case, minchia, è piccolo, non è grande. È piccolo. Me lo aspettavo molto più grande. C'è dentro l'alimentatore, 650 watt gold, sempre nel ZXT, e una versione del Kraken adattata a questo. Ma è fighissimo! Troppo bello! Ma è spettacolare! Guarda che è veramente bello! Cioè, su cui non puoi dire niente. Te lo devi fare sul tuo PC questo? Non ci sta la 90. No. È due slot. Unlucky. E nel ZXT devi fare un'altra versione per farci stare la 90. Un HU2. Un HU1-2. No, ho toccato il vetro con il palmo. Vabbè, tanto c'è la pellicola. La build che andremo a montare qui dentro, come detto appunto, non è proprio scarsa, perché per prima cosa vogliamo farvi vedere finalmente la 3080 all'interno di una build. In più MSI ci ha gentilmente mandato una B550 bella fresca di fabbrica per poter montare appunto un Ryzen. In questo caso ovviamente ci metteremo un bel Ryzen 9, che voi dite con la B550. Sì, perché si Vabbè, può mica fare. Le B550 non fa mica cagare. Sono fighissime le B550, sono praticamente delle X570 con delle linee in meno. Sì, infatti sono una bomba le B550. E ovviamente un Ryzen 9, cosa abbiamo messo qua? Il 3900 XT, quindi un altro bel processore. Solo perché non avevo voglia di tirar fuori il 3950 dal mio PC. Abbiamo una Data XPG come SSD NVMe ovviamente, da 1 TB, ringraziamo la Data. Che in questo caso ce l'hanno mandato perché è fatto apposta per i content creator, quindi questa potrebbe essere a tutti gli effetti una build per content creator. Sì, e due banchi di RAM da 8 o 16, quanto cazzo sono da far vedere? Sono due da 8, sono due da 8. Si fanno 16, ma sono 2 da 8. Sono 2 da 8. Bonda, fammi vedere che sai fare. Minchia, non saprei dove iniziare da sta cosa. Cioè, io ho una concezione dei case cristiani normali. Questa cosa, da dove inizi? Allora, NZXT ha messo anche tipo il tutorial. Ci ma sono. Che tutorial? C'è il punto 1 che è da sotto. Guarda, punto 1 lì. Non pull. Pull e tu spingi. Non funziona. le gambe non funzionano. Bravo. Osteria, l'ho rotto. Osteria caduta anche la 80. Qui si vedono i cavi chiaramente dell'alimentatore. Questo è l'SFX. Questo è l'SFX. E qui da qualche parte. Qua c'è il riser della GPU. Si intravede, poi ve lo facciamo vedere meglio. La IO. Effettivamente sono un po' confuso anche io. Slide cover up. Ah, la magia. Perché giustamente per montarlo questo dovete proprio spogliarlo come una bella gnocca. Allora, la GPU è... L'hai capita? Sì. Per montarlo dovete prima spogliarlo. Bravo. La GPU è effettivamente a due slot, però ce n'è di spazio, raga.
Adesso vedi che la 3080 non ci sta per un millimetro. Allora, questo non è un sample stampa, quindi questo dovrebbe essere già un modello retail, quindi quello che comprereste anche voi. E effettivamente ti mette tutte le istruzioni per lo smontaggio, cioè ci sono letteralmente passo passo le cose da fare per arrivare a montare il vostro sistema. Qua c'è la prossima step. Sì, ci sono tutte le istruzioni in viola su quello che dovete fare. È veramente figa come cosa, sinceramente, anche perché guardarlo così è tutt'altro che intuitivo su cosa fare, perché proprio e dici ok, ora cosa faccio, perché veramente non è la più pallida idea. Da notare che questo è ancora il cacciavite Rogue che è in possesso di Lore. E scusami, non è che io lo rimando per posta. Denuncio ancora la cosa. Allora, qui la prima cosa figa, dopo aver tolto l'involucro, è che togliendo queste due viti... No, stai male. E questo è il radiatore, che ha il suo bel ventolozzo. Cazzo, che è un 140 fuori, bello grosso. Infatti. E questo è il water blocchino. Si vede da lì? Sì, che si vede. Ok, ora mi è chiaro come è fatto. La madre va qua, con il dissipatore qui che si chiude, la GPU è di qua e poi è finito. Cioè, sì, il bello è che ci metti montato. 2 secondi a montarlo. Non c'è un cazzo da fare. Letteralmente non c'è niente da fare. A questo punto direi di mettere su prima l'SSD NVMe, perché ovviamente siamo qua. Ah, tra l'altro, le B550 fortunatamente hanno il cazzo di header C, quindi possiamo attaccarci anche quello. Attacchiamo la data XPG, che tra l'altro questo ha già, i nuovi SSD di nuova generazione avranno, che sono praticamente delle etichette dissipatrici, dei pad, che sono piccoli, dei pad metallici sopra, che dissipano il calore ed è molto figo. Belle sono queste rampe, però sono proprio fighe. Ora l'unica cosa che manca da fare prima di dentro il case è mettere giustamente il backplate per montare poi il dissipatore che è già integrato. Ah, cigola. Aia. Look at the professionality. Hai preso le salviette e pulisci? Sono nella confezione della pasta termica grossa. Quando un'azienda è fatta di professionisti. Se sei un fanboy Noctua non è colpa mia. Noctua è una delle poche cose di cui si può essere fanboy senza che ti dicano oh, fanboy Noctua è deep cool, dove lo metti? Per AMD è più semplice ancora, perché sì, veramente mancano, dovete mantenere i bracket standard, quelli che trovate già sulle schede madri, e dovete semplicemente cambiare la testa al water block, mettendo poi la vitina che si incastra ovviamente con i bracket. Ok. Boh, fissiamo. Che devi fare? Ovviamente devi fa? Ragazzi, dobbiamo infilare la scheda nella... Bravissimo. Qua, ovviamente, dovete guardare dove va sul PC per vedere dov'è la scheda. Qua, perfetto, allineato. Dovete vedere sul PC per vedere dov'è la scheda. Stavo perfetto. Facendo una roba, stavo anche parlando, non riuscivo a fare due cose contemporaneamente. E le viti? In questo caso, ragazzi, consiglio sempre di avere un cacciavite un po' più lungo per fare sti lavori. Perché... È così comodo lì. Diciamo che per chi ha le mani come le mie non è proprio così comodo. Oh. Come vedete ragazzi, qua ci sono già tutti i cavi, anche tutti i cavi dell'alimentatore. Quindi è veramente ignorri, perché adesso fissiamo sto coso qua sopra, sul dissipatore, con la pasta termica, e poi passiamo già a collegare. Cioè praticamente è già quasi tutto fatto. Spingi giù forte. Allora ragazzi, abbiamo assemblato tutto, abbiamo messo la scheda madre in impostazione, abbiamo collegato tutti i cavi, messo tutto. Ventole, vincaventole, straventole, riventole. Allora, due cose. La prima, impressiona la qualità dei materiali. Quello è abbastanza palese, le finiture, tutto fatto bene anche qua. L'allacciacavi a lato, il PCI Riser è il migliore che abbiamo mai visto. È una roba incredibile. È spettacolare. L'unica problematica è che ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che è uno spazio che se metto la mia mano è più piccolo, quindi ovviamente è complicato, cioè è complicato. Delle bestemmie nell'infilare molto... le mani, esatto. Con ramalte arrivano, soprattutto per chi veramente è più piccolo della mia mano, per cui è ovvio che c'è difficoltà nell'infilarsi dentro, ecco. In questo caso diciamo che tutto quello che si può montare fuori conviene montarlo fuori, esatto, quindi sì. Effettivamente i collegamenti, soprattutto per schede madri che magari li hanno
in posizioni differenti dallo standard, quindi con magari l'USB 3 sotto al posto che di fianco o cose di questo tipo, può risultare più complicato. In questo caso, ad esempio, la stranezza è che questa non ha la CPU fan a fianco al connettore di alimentazione della CPU, ma dalla parte opposta, quindi di fianco alle RAM, che è un po' scomodo, però per il resto è abbastanza standard. Sì, diciamo. Esatto, per cui, ma niente di trascendentale, eh? Solo che magari spendete più minuti a sistemare i cavi che a assemblare il tutto. La cosa figa è che tutti i cavi arrivano già dove devono arrivare. Esatto, il fatto che il 24 pin lo devi solo proprio droppare dentro, uguale l'8 pin, è tutto al posto, cioè a parte le bestemmiole perché lo spazio è piccolo ed è un mini TX ed è sempre così, però io non ci sono abituato, essendo un normale utilizzatore di PC ATX. Chi ti dice come cosa è normale? Come i cristiani normali, invece tu sei già più abituato. Allora, ora a chiuderlo, sono curioso, perché non si chiude. Esatto. C'è qualcosa che gli dà fastidio questo. Poi ovviamente qua fascettiamo meglio e tutto quanto, però di base è fatto veramente da Dio a livello di cablaggio già automatico, perché già c'è l'alimentatore, chiaramente, che essendo modulare permette di far rigirare un po' i cavi come vuoi. Allora ragazzi, l'impressione che abbiamo avuto è che il Fantex Evolve ATX che vedete da me, che dà l'impressione proprio di essere un case di un altro livello, qua avete la stessa impressione, proprio un case di una spanna, se non due, superiore agli altri. Sì, sì. Ed ero proprio contento di recensirlo proprio perché l'ho usata questa superiorità nell'aria. Infatti è l'unico case Mini TX che mi vedrete verosimilmente montare, a meno che esce qualcosa di strafigo. Vedremo. E ora ragazzi, arriviamo alla parte succulenta, vediamo se ci sta la 3080 sua maestà fino a domenica. E tra l'altro dobbiamo solo metterla qui e i cavi sono già qua, vero? Ok, sì. Ah, comodo, c'è anche il SATA. Olè! Beh. Mamma mia, siamo al pelo, eh! Io come faccio? Un uomo chiamato cecità. Ma come cazzo faccio io? Dai, un Riser PC Express! Io li odio i Mini TX, lo! Io li odio! Figa! Basta, abbiamo perso. Fine della storia, fine del racconto. Fine. Esatto ragazzi, ma la cosa figa è che qua in questa build i due adattatori per l'unico connettore della Founders non danno fastidio. No, esatto. Perché nascondendosi dietro qui non si vedono. Giusto per farvi capire. Da lì si nascondono in quella piccola vessura qui. Però questa è la sua posizione, punto numero uno. Facciamo tipo quelli che... Minchia figo. Ragazzi, adesso io me ne vado, lascio l'ultima parte finale a Lore che farà tutti i test. Devo dire che questo è sicuramente il miglior case Mini TX sul mercato, secondo me. E anche qualità prezzo è ottimo, perché si costa 300 euro. Costa più di... No, non è vero, non più di tutti gli altri Mini TX in commercio, però costa tanto. Però se contate un alimentatore che almeno 100 euro quasi li vale, se contate anche il dissipatore, il prezzo è decisamente un'altra cosa. Poi ingegnerizzati già all'interno del case, che non è per niente da poco. No, infatti è veramente... Forse uno dei prodotti più belli che abbiamo mai recensito su questo canale, sinceramente. Al massimo del nostro approvement, ecco. Adesso un po' di magia e poi lo testiamo. Me lo aspettavo, diciamo. E uno dei grandi dubbi che avevamo durante la recensione della RTX 3080 era come si sarebbe comportata a livello di temperature all'interno di un case.
come questo. In realtà lui è già molto speciale rispetto agli altri mini DX che potreste trovare in commercio, anzi è forse uno dei migliori, probabilmente uno dei migliori al momento. E vabbè, me lo aspettavo effettivamente che le temperature sarebbero state più alte. Perché? Perché il design della 3080 non ha sfoghi. Letteralmente la ventola che dovrebbe fare da pass-through qui butta aria calda esattamente contro la paratia che la divide dall'alimentatore. Inoltre non si possono installare ventole sopra o sotto per ricreare una sorta di flusso che sia in estrazione o in immissione di aria fresca, quindi ovviamente questo gioca nettamente a sfavore della 3080, che probabilmente si comporta molto meglio all'interno di un case canonico. Qui dal grafico che state vedendo la linea scura è appunto la 3080 rappresentata all'interno dell'H1, mentre la linea un po' più chiara è quella che abbiamo riportato durante i test nella recensione della 3080 testata chiaramente sul banchetto di prova, quindi open air. In questo caso ovviamente vedete come le differenze durante tutto il test siano abbastanza sostanziali. Qui magari non si percepisce tanto la differenza, ma di base ballano tra i 10 e i 15 gradi tra l'una e l'altra. E in questa configurazione nell'H1 la 3080 raggiunge addirittura picchi di 86-87 gradi. Siamo un po' troppo vicini ai 90 a parer mio. Diversa sicuramente sarebbe la situazione all'interno di un Mini TX che possa creare in qualche modo un flusso d'aria, per esempio l'Encase M1 o anche altri che potrei portarvi anche nei prossimi giorni qui sul canale, ma vedremo e proveremo anche all'interno di case, diciamo, con un po' più di aria. Oltre a vederla all'interno di case anche normali, lo faremo di sicuro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ovviamente io vi ricordo che domenica esce la recensione invece della 3090 che è qui con me. Purtroppo la ragazza è arrivata tardi. Madò che bestia. Quindi ragazzi, per fare un sunto veloce, è veramente difficile trovare dei difetti a questo case. È praticamente plug and play, è la cosa veramente più plug and play che abbiamo mai provato sul canale a livello di case di costruzione di un computer. È incredibile, è piccolo ma riesce a far star dentro schede anche di grandi dimensioni, perché la 3080 ci sta tranquillamente, ma ci starebbe anche una custom volendo, perché di spazio ce n'è qui, quindi anche un, diciamo, comparto dissipante più efficiente di una Founders Edition, e include già hardware di buon livello, perché appunto nel costo, che è sì alto ovviamente, è incluso anche l'alimentatore e il dissipatore, che come avete visto è ingegnerizzato apposta per montare e smontare agilmente una scheda madre e tutto quello che è il comparto interno. Vi dico già che non sarà l'ultima volta che lo vedete, anzi, prima di lasciarvi faccio una cosa importantissima. Là. Io vi rinvito a seguirci domenica per la recensione della 3090, fateci sapere quello che volete su questo H1 e noi ci vediamo come al solito alla prossima!